Buongiorno, oggi vi faccio vedere una cosa strepitosissima, soprattutto per chi come me ha i capelli non lisci, ma eccoli qua, come sono dritti, dritti, proprio dritti, dritti, dritti. Credo che vada bene anche per le persone che hanno i capelli mossi o crespi, soprattutto crespi, ed è fenomenale. Io è la prima volta che trovo un prodotto così strepitoso. Ora non so a lungo andare se sarà dannoso per i miei capelli, però se uno non ne fa uso tutti i giorni, praticamente secondo me è uguale, già il calore del phon li rovina i capelli. Anzi, no, aspetta, aspetta, vi faccio vedere. Prima che cos'è? È un ferretto conico, eccolo qua, eccolo. La scatola è questa ed il ferretto, eccolo, non so se si vede, eccolo qua. Ha il cavetto che gira su se stesso, fa 360 gradi, quindi non si attorciglia intorno a se stesso. Ha anche questa levetta che praticamente serve per poggiarlo così, su un piano d'appoggio, senza che tocchi e bruci. E a parte il design che è carinissimo, tutti questi Swarovski finti, eccoli qua, questi brillantini, come si chiamano? Il colore che mi piace tantissimo, ma questo poco importa. E è eccezionale per i boccoli che fa. Poi si possono fare boccoli più larghi, più stretti, in base al tipo di acconciatura che volete. Insieme a questo, perché non lo vendono nella scatola abbinato, ho comprato anche questi guantini, eccoli, dentro ce ne sono due, uno nero e uno bianco. Ovviamente l'ho già utilizzati e posso dire che sono buoni perché permettono di non scottarsi le dita quando si arrotolano i capelli. E che dire, ecco, questo è il modo con cui si fanno, no? Si prendono delle ciocche, vabbè, si legano. Io adesso non vi sto a far vedere, vi farò vedere soltanto una ciocca. Come farà? Adesso è freddo, quindi posso toccarlo come voglio. Praticamente io faccio così, faccio di questo, così, 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 li lascio circa 10 secondi e poi faccio così, li lascio e vengono tutti, viene il boccolo. A seconda del boccolo più largo, più stretto, prendo più capelli o meno capelli. Così per fare quello grande, insomma, poi dopo vi farò vedere un boccolo. Ma la cosa eccezionale è che durano un sacco. Io purtroppo ho i capelli molto grassi perché li tocco spessissimo e li lavo tutti i giorni. Con questa invece salto un giorno, lavo un giorno sì, un giorno no, perché essendo mossi, ci metto un pochino di lacca, non sto sempre a fare così con i capelli, con le mani, insomma, tra i capelli. E quindi devo dire che anche per questo è stato un acquisto al bacio. E che dire, arriva in pochissimi secondi, circa 10 secondi, va bene, forse no, 10 secondi no, 20 secondi, 30 secondi, si scalda, raggiunge la temperatura di 210 gradi, non ha la possibilità di cambiare temperatura perché è quella. E poi il boccolo, praticamente i capelli io li tengo una decina di secondi, non di più, e durano veramente veramente tanto. A me durano 2 3 giorni, il terzo giorno io li lavo perché veramente sono unti. E mi hanno detto che bisogna applicarci praticamente dei prodotti soprattutto sulla lunghezza, sulle punte, perché altrimenti il calore li rovina. E ora proverò anche quelli. Vi faccio vedere, faccio vedere un boccolino, due boccoli, ora vediamo. Adesso io vi faccio vedere soltanto così al volo, un paio di boccoli, poi vi faccio vedere il risultato finale. Allora, se si vuole fare un boccolo largo, si prendono più capelli, tenendo presente che io non è che ho tutta questa montagna di capelli, Così è la ciocca. Mi metto ovviamente il guanto per non sentire il ferretto che scotta. Vediamo se ha raggiunto la temperatura. Sì, aspettiamo, l'ho praticamente acceso adesso, credo che una trentina di secondi ci vogliano per raggiungere la temperatura massima. Io sono estremamente, estremamente soddisfatta, soprattutto perché i boccoli mi durano tantissimo. Di solito dopo un pochino, anche fatti dalla parrucchiera, cadevano giù tutti appena appena mossi. Invece questi veramente sono strepitosi, vorrei farveli vedere anche il giorno seguente, però adesso devo fare il video. Guarda che faccione che c'ho. Ci metto la lacca, no?
Adesso no, adesso ce l'ho messa alla fine. Ok, allora se facciamo quello grosso, faccio così, così, così e così. Eccolo qua. Li teniamo, vediamo, vedo l'orologio, ecco. E ovviamente io conto fino a 10, no? Posso toccare tranquillamente perché con questi guantini non mi scotto. Allora, ecco, sono passati 10 secondi. Allora, eccolo qua. Eccolo, questo è un boccolo largo. Lo vedete? Eccolo qua. Adesso vi faccio vedere un boccolo piccolo. Aspetta, oddio, ora mi cade anche la piastra, il ferretto. Adesso ne facciamo uno piccolino. Ecco. È sempre così, Il metodo è lo stesso. Arrotolo, 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 arrotolo. Eccolo qua. 10 secondi. A partire da adesso. Aspettate, 5, 4, 3, 2, 1, auguri! Eccolo qua. Guardate, guardate il mio boccolo. Uomo, mi brucio qui sotto. Eccolo qua, guardate che meraviglia. Eccolo qua, questo è il mio bel boccoletto. Adesso ve li faccio tutti però, perché sennò adesso vi stufo a fare tutti i capelli. Beh, io ci metto circa 10 minuti, massimo 10 minuti oserei dire. Madonna, sembro Lilia il vagabondo con queste due orecchie così. La faccio così. Sono scena. Vabbè, adesso me li faccio, via. Eccomi qua. Dopo 10 minuti sembro un po' Riccioli d'Oro, Shirley Temple. Ovviamente questi sono non pettinati, non allargati. Adesso vi faccio vedere. Ora sono belli ricci. Vediamo, Io li pettino ovviamente con le mani, anziché con... Li dovrei far freddare, Perché dovrebbero essere un pochino più freddi. Facciamo così. Invece ancora sono tiepidini. 10 minuti ci ho messo. Sembra che c'ho il doppio dei capelli. Pettino, pettino, pettino fin quando non mi piacciono. Dietro non me li vedo, me li vedrò dopo, Il risultato è questo perché qui ho preso ciocche più piccole, eccole qua, e sono più ricci. Qui ho preso ciocche un pochino più larghe e sono un pochino più morbidi. E poi eccoli qua. Si vedono? Eccoli. Poi se vi piacciono più ricci li fate ancora più, fate i ciocchi ancora più sottili, Io uso questa lacca, eccola qua, la compro su Amazon, poi vi lascio il link in descrizione. Quindi è un connubio perfetto, questo ferretto e questa lacca, proprio perfetto. Questa l'ho comprata su Amazon, non ve la perdete, ho cercato tantissimo. Nel senso che mi sono letta una marea di recensioni, una marea di opinioni riguardo questi ferretti. Ne ho trovati tanti, diciamo dagli 80 euro in giù. Questo è quello che costa meno, viene 12,90 euro. Mi è arrivato in neanche una settimana, insieme a questi, no insieme, cioè mi sono arrivati insieme ma non li ho comprati insieme. Questo è 12,90 euro. E più le spese di spedizione e i guantini 6,90 euro. Io che vi devo dire? Dovevo condividere con voi assolutissimamente questa cosa, non lo faccio mai, ma questa è una cosa strepitosa che consiglio veramente a tutti. Quindi ferretto su Amazon, poi vi lascio il link in descrizione, 12,90 euro, e guantini sempre su Amazon 6,90 euro se non sbaglio. La lacca io la acquisto, la trovate dovunque, però io l'acquisto su Amazon, costo mi pare circa 2 euro. Quindi provate, ora vi faccio vedere, la metto. Ho uno specchio lì, ecco perché guardo lì,
Perfetto, poi a me piacciono un po' disordinati, quindi li incasino, si dice dalle mie parti, li incasino un po', perché mi piacciono sconvolti, come ho fatto a botte con il gatto. Ecco qua. E questi mi rimangono, solo perché io ho i capelli grassi, mi rimangono almeno 3 giorni questi boccoletti. Domani mi sveglierò con i boccoletti forse un po' più sconvolti, ma sempre i boccoletti, li muovo un pochino, faccio così con le mani e sono perfetti. Quindi, che dire ragazze, provate questo ferretto, fregatevene se quegli altri costano 70-80 euro, ma chi ce le spende? Se uno deve fare tutti i giorni, magari no, spende un pochino di più, ma io che li faccio, ecco, una volta a settimana, così, giusto per tenere di più la messa in piega. E niente, come si chiama? Vediamo un po', come si chiama sto ferretto? Boh, non lo so. Comunque vi lascio tanto il link in descrizione. Il nome è questo, guardate sotto e troverete tutte le informazioni. D'accordo? Un saluto, bacio a tutti. Ciao ciao!